Hey Lois, potrei avere un altro pancake? Perché ti fa ridere? Non lo so, un cane che mangia pancake, è divertente. Mamma, mi serve un assegno per la gita scolastica. Stracacchio, Magai ha appena fatto una gita! Ok, ecco la gita, addio per sempre! Mag, sono ferito! Ti prego, aiutami! Sento puzza di benzina! Mag, sono ancora vivo, ma sono completamente ustionato! Vieni a salvarmi la vita e prenditi cura di me finché non starò bene! Oddio, perché le cose cattive capitano sempre alle persone buone? Ecco tesoro, ti preparo l'assegno. No, 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 ci penso io, Lois. E prima mi lecco il pollice perché la gente fa così prima di fare un assegno. Ok, adesso metto giù gli occhiali e chiedo la data. Qual è la data di oggi? Papone, perché sui tuoi assegni non c'è neanche una scritta? Perché sui tuoi scaffali non c'è neanche un trofeo? Ovviamente ti ho beccato nel momento sbagliato. Lois, perché sui miei assegni non c'è neanche una scritta? Che Beh, ecco, Peter, c'è? quello è semplicemente un blocchetto di post-it. Cosa? Allora l'assegno da 1 milione di dollari che mi hai dato ieri non è valido! Ho lasciato il lavoro, bello! Non ci vedremo il prossimo lunedì! Porcacchio, perché non ho un libretto degli assegni? Peter, da dove vengono gli assegni? Quando mamma e papà si vogliono tanto bene? Per questo. Lois, voglio il mio libretto degli assegni e lo voglio adesso! Oh, mi piace quando papà fa il duro, sembra l'ispettore Callaghan. Dovresti farti una sola domanda. Mi considero fortunato? Ti ci senti, buffone? Oh, Mr. Harry, non le piacerà affatto quello che sto per dirle. Salve, cosa posso fare per voi? Mi stavo domandando, qual è la stanza dove mi posso rotolare nudo nei bigliettoni? Come, scusi? No, mi scusi lei, credevo fosse una banca. Lascia, ci penso io. Mio marito vorrebbe aprire un conto corrente. Bene, per prima cosa occorre un documento e il certificato di nascita. Ma certo, tutti i documenti importanti li tengo qui nelle tette. Ok, Justin Peter Griffin. In realtà si chiama solo Peter Griffin. Allora questo non è il suo certificato di nascita. Oh mio Dio, il tuo primo nome è Justin. Ah sì? Ah, non me ne ero mai reso conto. Justin Griffin. Ah, mi piace molto come suona. Sono un Justin. Ma è pazzesco! Questo cambia davvero tutto. Peter, questo non cambia niente, tu sei sempre la stessa persona. Non sono di questa idea. Notizie internazionali da Al Jazeera Jazeera. Car bombing in Syria, skiddly boom bop-a-dee, yeah. 37 people killed, ooh, the people are dead. Ehi, hey Lois, hai visto i miei scarponi da trekking? Mi servono per giocare a calcetto. Peter, perché diavolo ti sei conciato così? Io non mi chiamo Peter, mi chiamo Justin. Vivo una vita a stile Justin e così farà la mia famiglia. Vuoi andare a un concerto? Eh? Vuoi andare a un concerto a spaccatimpani? No. Siccome io sono quel gran figo di tuo padre Justin, dovremmo interagire con un po' di contatto fisico. Che ne dici di toglierci questa t-shirt e fare qualche foto con te sulla pancia di Justin? Hai un battito strano. Non è affatto costante, lo sai? Ok, andiamo a fare un giretto con la mia Jeep. Ho tolto gli sportelli, così è ancora più terrificante. Cavolo, questa fase Justin di Papo è un po' inquietante. Beh, niente a paragone della sua fase karaoke. Peter, hai vomitato nel lavandino!